Ben ritrovati in diretta dagli studi di AM Eterni Television con l'edizione delle 13.30 del nostro notiziario. Continua a far parlare di sé il sistema Tutor che è stato installato lungo un tratto di circa 5 km nella bassa Valnerina, il tratto compreso tra la centrale di Galleto e l'inizio del territorio comunale arronese. Il dispositivo è di prossima attivazione, tuttavia la misura ha destato non poche perplessità nel timore che possa scoraggiare turisti e anche intralciare le operazioni di vita quotidiana dei residenti. Per questo motivo siamo andati a incontrare il sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia. Ascoltiamolo. Sindaco Fabio Di Gioia, si sta discutendo tantissimo del nuovo tutor della Bassa Valnerina che presto entrerà in vigore, ma qual è la sua posizione? La mia posizione, partiamo subito da un presupposto principale, che è quello che la sicurezza ovviamente viene prima di tutto. Ma noi, come territori della Valnerina, io parlo per il mio, che è il comune di Arrone, cercheremo di capire, attraverso anche un tavolo istituzionale che chiederemo al prefetto, le modalità di funzionamento del tutor. Poiché comunque negli ultimi anni questo territorio ha dato tanto, sta spingendo tantissimo per una vocazione turistica. E noi cercheremo di tutelare i lavoratori che ovviamente si recano nella città capoluogo per andare a lavorare e che chiaramente tutta una serie di questioni dovrebbero essere sviscerate, snocciolate in un tavolo istituzionale per capire come meglio limitare anche dei disagi per la popolazione che abita in questa parte, in questo luogo stupendo che è la Valnerina. E oltre al sindaco Di Gioia abbiamo incontrato anche alcuni imprenditori locali e raccolto le loro opinioni sempre in merito alla prossima installazione di questo sistema Tutor. Ascoltiamoli. Gianluca Rossi, tu sei un commerciante, un ristoratore della Valnerina e si discute tanto, tantissimo in questi giorni del nuovo tutor che presto entrerà in funzione. Cosa ne pensi? Cosa ne penso? Che devo dirti? Io posso solo dirti che secondo noi il tutor è stata una soluzione, un'idea assolutamente sbagliata. Per quanto riguarda il commercio, per noi ci distrugge, ci ha già distrutto perché c'è già gente che viene su a 50. Io ho clienti che addirittura mi hanno detto che non sanno se torneranno a mangiare perché sinceramente non se la sentono, sembra la stupidaggine, ma non se la sentono di fare 8-9 km a 50 km/h. E poi per me è totalmente inutile perché non ho capito se è vero che si dica la cosa, che comunque questi sia stato messo come soluzione al fatto che siano morti questi ragazzi, purtroppo queste persone sulla strada. Non ho capito se le persone muoiono solo fino alla curva del tutor oppure continuano a morire anche dopo nella Valnerina Alta. E secondo me la prevenzione sta nel fatto che non bisogna far guidare le persone che non dovrebbero farlo, perché gli incidenti mortali che ci sono stati ultimamente sono stati provocati da persone che tasso alcolico molto alto, droga, e non dipende dal tutor questo. Poi sono incidenti successi nella notte, il giorno le persone vanno al lavoro anche 2-3 volte a Terni. Capita che ti distrai, non puoi fare 5 km a 50 all'ora, poi prendi una multa e ti rovina tutto un mese di lavoro. Secondo me non è una cosa adatta per prevenire gli incidenti o salvare qualche vita, è solo una cosa economica, solo per incassare un po' di soldi. A mio avviso non è un modo di fare prevenzione, è soltanto un modo per raccogliere soldi. E perciò già qui ho detto tutto. Poi il discorso dei 50 all'ora e nel 2024. Cioè le macchine non puoi, è una cosa inammissibile andare a 50 all'ora con le macchine di oggi, con le macchine, con le motociclette e tutto quanto. Perciò, ma la cosa principale è che non è prevenzione questa qui. Questa è soltanto un modo per togliere i soldi alla gente che abita in questa zona e che verrà penalizzata. Penso che sia una misura che non tenga conto delle necessità degli abitanti del luogo, di tutto il turismo che abbiamo in questa zona e anche di tutte le persone che giornalmente per questioni diciamo lavorative si recano o verso Terni o da Terni in Valnerina. Proteggere la velocità, proteggere il rischio incidenti sia una cosa valida, ma sono nettamente contrario al limite di 50 km orari. Per la sicurezza siamo pienamente d'accordo, ma non siamo pienamente d'accordo perché questo tutor penalizza fortemente tutte le attività economiche della Valnerina, tutti i cittadini della Bassa Valnerina, tutti i turisti che vengono alla cascata
e non penso che sia una cosa fatta bene, perché qui moriamo se no. Il problema per cui è nato incidente e quant'altro non viene risolto così con un tutor. E poi soprattutto per le nostre attività commerciali si sarebbe limitato l'accesso e la motivazione per arrivare qua, perché comunque il limite è realmente basso. Il problema secondo me non verrà risolto e verranno danneggiati proprio tutte le attività, ma anche tutta la viabilità della Valnerina. Grande dolore ad Amelia e a Terni per la scomparsa di Stefania Romualdi, di 59 anni, agente della Polizia Stradale. Per anni in forza alla questura di Terni nella sezione della Polizia Stradale, prima sul piano operativo e poi come formatrice per tante generazioni a cui ha tramandato i valori della sicurezza stradale. Moglie dell'ex sindaco di Amelia, Fabrizio Bellini, attuale segretario provinciale del PD, Stefania Romualdi ha combattuto strenuamente contro una malattia e lascia un ricordo intenso nei tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerla. I suoi funerali si terranno giovedì alle 18 al cimitero di Amelia. Nel corso degli ultimi 10 anni sono sparite dai centri storici di Terni e Perugia 190 attività commerciali. Il dato allarmante descrive il fenomeno noto come desertificazione commerciale. Contro di esso si attiva Confcommercio con un'indagine conoscitiva e anche l'attivazione del progetto chiamato Cities per il rilancio dei centri urbani, i particolari nel servizio. Confcommercio Umbria, per bocca del suo presidente Giorgio Mencaroni, lancia l'allarme sulla desertificazione commerciale nelle città umbre. Negli ultimi 10 anni, infatti, ben 108 negozi del centro storico di Perugia e 82 a Terni hanno chiuso i battenti. Secondo Mencaroni, senza negozi di prossimità le nostre città e borghi rischiano di diventare deserti. Un'indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con SVG conferma come i cittadini stessi riconoscano il valore sociale dei negozi di vicinato, perché rafforzano le comunità e aumentano la percezione di sicurezza, con effetti stabilizzanti anche sul valore delle abitazioni. La ricerca sottolinea che ben 9 persone su 10 scelgono il quartiere in cui vivere basandosi sulla presenza di negozi di prossimità. I settori dove è maggiore il rischio di chiusura sono l'abbigliamento e i servizi essenziali, inclusi gli alimentari. Le statistiche mostrano un quadro preoccupante per l'Umbria. Negli ultimi 4 anni Perugia ha perso oltre il 12% dei negozi nel centro storico e Terni quasi l'8%. I dati tra il 2012 e il 2023 sono ancora più allarmanti, con il centro storico di Perugia che ha visto una diminuzione del 31% delle attività commerciali. Confcommercio sta lavorando attivamente per sensibilizzare le autorità politiche e ha programmato un grande evento per l'autunno con esperti di alto livello allo scopo di affrontare questi temi e cercare soluzioni efficaci. Come sottolinea Mencaroni, contrastare la desertificazione commerciale è essenziale per migliorare i servizi, la vivibilità e la sicurezza delle nostre città. Per contrastare questo fenomeno, Confcommercio sta promuovendo un progetto sperimentale chiamato Cities, che ha già attivato 12 cantieri di innovazione urbana in Italia, uno dei quali a Perugia, sul tema Big Data e pianificazione urbana, con il quale Confcommercio mira a dare un esempio concreto sui modi di sostenere le economie di prossimità e rigenerare i centri urbani. Si è concluso con una archiviazione il procedimento in materia di inquinamento iniziato nel 2018 nei confronti di uno dei direttori di stabilimento delle acciaierie di Terni. La direzione aziendale esprime grande soddisfazione per questa sentenza che conferma l'impegno di AST a tutela dell'ambiente. Il servizio. Buone notizie per Arvedi AST. Il procedimento per inquinamento ambientale e delitti colposi contro l'ambiente a carico dell'ex direttore di stabilimento, ingegner Massimo Calderini, si è concluso con l'archiviazione. I fatti risalgono al 2018, quando si ipotizzava un inquinamento delle acque sotterranee a causa di una presunta percolazione di acidi utilizzati nella lavorazione dei laminati. Acciai Speciali Terni S.p.A. ha comunicato che questa decisione rende giustizia all'operato della società nel corso degli anni. Il provvedimento è stato emesso anche su richiesta del pubblico ministero, che ha ritenuto non vi fossero elementi sufficienti per una condanna. Secondo la direzione aziendale, questa archiviazione conferma l'impegno di Acciai Speciali Terni S.p.A. nella tutela ambientale. La società ha sempre adottato misure innovative e costanti per garantire il rispetto dell'ambiente in cui opera
Impegno che si è rafforzato ulteriormente con l'ingresso nel gruppo Arvedi. L'azienda sottolinea inoltre che questo risultato è una testimonianza della bontà delle pratiche adottate e del loro costante miglioramento, in linea con le più rigide normative ambientali. La chiusura del procedimento rappresenta quindi non solo una vittoria legale, ma anche una conferma della serietà e della responsabilità con cui Arvedi Ast gestisce le proprie attività produttive. Circa 210 milioni di euro saranno disponibili dal Fondo Sviluppo e Coesione per finanziare opere e programmazione comunitaria in Umbria. Facciamo il punto nel servizio. La Regione Umbria è stata autorizzata all'utilizzo di 210,496 milioni di euro del FSC, dei quali 61 milioni per il cofinanziamento dei progetti europei regionali e del restante per le opere strategiche regionali previste nello stesso accordo siglato. Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 20 luglio 2024 della delibera dello scorso aprile con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, il CIPES, assegna all'Umbria le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-27 a valere sull'accordo Melone Tesei del 9 marzo siglato ad Umbria Fiere, la Regione Umbria è autorizzata all'utilizzo degli oltre 210 milioni in questione. A renderlo noto, esprimendo grande soddisfazione, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, grazie alla sottoscrizione il 9 marzo scorso a Bastia Umbra dell'accordo per la coesione tra la Regione Umbria e il Governo rappresentato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, ha riferito la Presidente Tesei, l'Umbria potrà realizzare importanti opere finalizzate alla riqualificazione e al rilancio dell'economia anche attraverso grandi interventi sul versante delle infrastrutture che sono fondamentali per la competitività delle imprese, oltre che completare il cofinanziamento degli oltre 1,3 miliardi di risorse della programmazione comunitaria che siamo riusciti ad intercettare per l'Umbria. Le risorse del FSC, infatti, per oltre 149 milioni di euro, sono destinati alla realizzazione di un programma unitario di 23 interventi strategici e rilevanti per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale che vanno dai trasporti e mobilità al rilancio e potenziamento dei territori, alla ricerca e promozione dell'innovazione tecnologica, sociale e salute, alla capacità amministrativa. All'interno dell'accordo per la coesione, 61 milioni di euro sono invece destinati al cofinanziamento dei programmi comunitari regionali 2021-27, finalizzati allo sviluppo sostenibile, all'innovazione, la coesione e l'inclusione sociale. Estorsione in concorso è il reato contestato a un uomo di 54 anni e a una donna di 39, italiani, arrestati dai carabinieri di Foligno. L'uomo avrebbe avvicinato uno straniero di 41 anni al quale avrebbe chiesto in prestito la bici per recarsi urgentemente al bagno. Il proprietario, credendo nella sua buona fede, aveva consentito, ma la bici elettrica non gli era stata poi mai più restituita. Successivamente è stato poi contattato nuovamente dal 54enne che gli ha chiesto 400 euro per la restituzione del mezzo e tale somma doveva essere consegnata in un parco di Foligno. La vittima si è però presentata all'incontro insieme ai carabinieri. Il soggetto, nonostante un breve tentativo di fuga insieme alla donna di 39 anni che era con lui, è stato perciò arrestato. Al termine degli accertamenti, il 54enne e la 39enne sono stati dichiarati in stato di arresto per tentata estorsione in concorso. All'uomo è stato applicato il braccialetto elettronico, mentre la donna ha adesso l'obbligo di firma per 3 giorni alla settimana. Parliamo adesso di spettacolo. Al Teatro Manini di Narni è andato in scena Il Vecchio e il Mare, note e racconti al lume di candela, ispirato al noto romanzo di Ernest Hemingway. Lettura scenica e regia di Sebastiano Somma, con Cartisia Somma e Cristiana Pegoraro al pianoforte, in occasione del ricco calendario che compone il Narnia Festival 2024. Ecco le immagini. Gli alti e le grandi montagne brune. Ora vivevo tutte le notti lungo quella costa e nel sogno udivo... Il Vecchio e il Mare, celebre nonché ultimo romanzo dello scrittore premio Nobel Ernest Hemingway, è andato in scena al Teatro Manini di Narni in occasione della 13ª edizione del Narnia Festival. Ospite della serata Sebastiano Somma, regista e lettore del romanzo, con la partecipazione di Cartisia Josephine Somma e con Cristiana Pegoraro, direttrice artistica e ideatrice della manifestazione, al pianoforte.
Tanti gli elementi con cui Sebastiano Somma gioca in voce, cercando parallelismi con la sua vita e quella di ognuno di noi, come da lui stesso raccontato ai nostri microfoni. Non a caso Cristiano mi aveva chiesto appunto di creare un'interazione assieme, di fare delle suggestioni con la musica, e ho pensato appunto di raccontare la storia straordinaria di Hemingway, che è ricca appunto di emozioni, è ricca anche di musica straordinaria. Siamo riusciti a fare questo viaggio in mare, abbiamo portato credo gli spettatori per mano in questo viaggio così delicato e dirompente di questo vecchio Santiago. Io felicissimo di tornare a Narni, di tornare al suo festival e finalmente di avere anche una collaborazione, perché è la prima volta, anche se ci conosciamo da qualche anno, è la prima volta che collaboriamo. Una storia ricca di sfumature, ricca di messaggi, quindi è un viaggio nelle emozioni, l'abbiamo detto tante volte, ma è un viaggio nei rapporti umani, un viaggio nel rispetto per la natura, un viaggio nel rapporto della solitudine anche, quando penso agli anziani soli, ho cercato, riportando in scena questo testo, proprio di smuovere un po' l'attenzione anche dei giovani che spesso vengono a vedere questo spettacolo, di riappropriarsi un po' della grande saggezza dei vecchi, no? E quindi è tutto quello che io ho sempre cercato nella vita. L'atmosfera è stata resa ancora più intima ed emozionale dalle note della pianista Cristiana Pegoraro, che ha parlato con noi delle prossime serate della Kermesse. Allora, prossime serate spazieranno in vari generi, quindi abbiamo eventi anche di grande atmosfera, lume di candela, e poi abbiamo Povia, grande cantautore, giovedì, e poi saremo invece al Vicolo Belvedere venerdì per un concerto di fisarmonica e basso elettrico, concerto con vista, e poi ci prepariamo al gran finale. Sabato ci sarà un concerto in duo, io e il maestro Lorenzo Porzi a quattro mani, un concerto semiserio, quindi musica molto divertente, e poi chiuderemo domenica con vari eventi, ma soprattutto con il concerto dell'orchestra del Narnia Festival formata da tutti i ragazzi e dai maestri che stanno frequentando le nostre masterclass. Ecco. Adesso un breve intervallo, poi torniamo con le notizie sportive. AET, da mezzo secolo nel settore assistenza, ricambi e vendita dei principali marchi di elettrodomestici. AET, all'avanguardia nei prodotti di condizionamento e refrigerazione civile ed industriale. AET lo trovi a Terni, in via Leardi 2, e servizio tecnico in via Fornaci 14. AET. La costante passione che guida quotidianamente il nostro lavoro e i nostri elevati standard di competenza hanno permesso nel tempo di ottenere la fiducia di molte aziende nazionali e internazionali. Massinelli SRL dal 1975 in partnership con i leader della stampa professionale come HP, Konica Minolta, Samsung, Roland, e con un team di professionisti costantemente a tua disposizione. Lo puoi trovare a Perugia, Terni e Rieti. Massinelli SRL, Future Oriented. Ben ritrovati alla nostra pagina sportiva, scusate, che apriamo parlando di Ternana, che oggi torna in campo a San Lorenzo, nel campo di San Gemini, per affrontare la Roma Primavera. Il servizio. È già tempo di tornare a giocare per la Ternana. Oggi alle 18 i rossoverdi scenderanno in campo per affrontare la Roma Primavera. Si gioca sempre a San Lorenzo di San Gemini. Questa volta a porta aperte, fermo restando che la capienza massima degli impianti è di 398 posti. Per la squadra di Ignazio Abate si tratta del secondo test match di questo ritiro estivo. Le Fere hanno inaugurato la stagione domenica affrontando i padroni di casa del San Gemini vincendo 7-0. Contro la Roma Primavera l'obiettivo è di alzare l'asticella anche e soprattutto sul piano tattico, visto che per quanto riguarda la parte atletica, essendo in pieno ritiro, è chiaro che la squadra possa essere ancora indietro nella condizione. Quella di oggi però non sarà l'unica amichevole della settimana. Sabato ad attendere la Ternana ci sarà il Cosenza e dunque la Serie B a Spoleto.
Forse proprio per questo motivo oggi Abate potrebbe dare spazio a coloro che contro il San Gemini hanno giocato di meno. Insomma, l'allenatore delle Fere potrebbe anche optare per una sorta di turnover. Di sicuro ci sarà curiosità intorno ai tre volti nuovi della squadra, dallo Iagono a Carboni, passando per Aloy. Quest'ultimo già ieri si è allenato con i suoi nuovi compagni e non è escluso che contro la Roma primavera possa trovare spazio in campo. Parliamo adesso di Tommaso Vitali, che è pronto a difendere la porta della Ternana in questa sua prima stagione da portiere titolare. Ascoltiamo le parole del rossoverde che lo abbiamo incontrato. Quella appena iniziata è una stagione molto importante per Tommaso Vitali. Il ragazzo ternano cresciuto nel settore giovanile della Ternana è pronto a disputare il suo primo campionato da titolare tra i pali della porta rossoverde. La sua è stata una promozione sul campo dopo le belle prestazioni del finale della scorsa regular season in Serie B. La responsabilità ce l'ho avuta abbastanza anche l'anno scorso, quindi spero di continuare in quel modo, di partire bene e fare una grande stagione. Ma noi cercheremo di fare il massimo come abbiamo fatto l'anno scorso e quindi chi resterà non lo so, non mi aspetta di saperlo. Lavoriamo con chi c'è, facciamo il massimo e l'obiettivo sarà fare il meglio possibile. Se il mister vuole una costruzione dal basso, noi ovviamente non siamo molto abituati perché negli ultimi anni cercavamo un calcio diverso e quindi ci ha dato delle indicazioni per iniziare. Ma ci sono tantissime squadre importanti e il campionato sarà duro e molte squadre blasonate e noi faremo il nostro meglio. Concludiamo così questa edizione del notiziario di AM Terni Television. Grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.